Nell'ambito della Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti si è svolta alla Camera dei Deputati la conferenza stampa intitolata Alluminio, il riciclo infinito che trasforma i rifiuti in risorse. Presente all'evento anche Stefano Stellini, direttore generale del Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, CIAL, che ha parlato dell'infinita riciclabilità dell'alluminio in quanto materiale durevole e permanente. Noi oggi rispetto al packaging in alluminio diciamo che non si può definire un usa e getta, ma è un usa e ricicla, e non è un monouso ma è un uso infinito proprio per quelle che sono le caratteristiche del metallo, riciclabile completamente infinite volte. Questo è un aspetto naturalmente importante perché garantisce che il packaging resti e quindi l'alluminio da packaging venga reimpiegato all'interno dei sistemi industriali di riciclo dell'alluminio in maniera indefinita, con anche un beneficio importante in termini energetici, perché ricordiamo che riciclare l'alluminio richiede solo il 5% dell'energia necessaria a produrlo partendo dalla materia prima, quindi un risparmio è come se il packaging alluminio contenesse in sé l'energia per essere riciclato e rinascere più volte. Le performance dell'alluminio nel riciclo sono molto evidenti nel comparto degli imballaggi di cui si occupa il CIAL. Negli ultimi 5 anni, infatti, con un tasso di riciclo medio del 70% di imballaggi in alluminio, l'Italia ha superato gli obiettivi al 2030, ma si colloca al primo posto in Europa con ben 10 punti percentuali sopra la media degli altri paesi. L'efficienza del sistema italiano è ancor più evidente se si analizza lo spaccato del tasso di riciclo per le sole lattine in alluminio per bevande, pari al 93,8% per il 2023. Il presidente Stellini ha spiegato poi il significato di alluminio come prevenzione. Prevenzione perché è facile da raccogliere, è facile da riciclare, i volumi in gioco sono particolarmente ridotti e l'impiego dell'alluminio avviene solo là dove serve, quindi non c'è un eccesso, non c'è un overpackaging, ma l'alluminio contribuisce alla prevenzione, alla formazione del rifiuto, in particolare anche per quanto riguarda il rifiuto organico, proprio grazie a quella che è la sua caratteristica principale, che è il cosiddetto effetto barriera, quindi la capacità di proteggere il prodotto contenuto nell'imballaggio dalla luce, dai microorganismi o batteri. Questo garantisce all'interno del mercato dei materiali dell'imballaggio la più lunga shelf life possibile. L'Italia è paese leader del riciclo in Europa e le istituzioni sono attive anche in tema di transizione energetica. È chiaro che la transizione verso la decarbonizzazione, la transizione green, porta con sé enormi problemi relativi alla produzione di energia, in particolare per paesi come l'Italia che sono molto legati al gas. Stiamo lavorando molto in questa direzione con diversi provvedimenti, è chiaro che è un percorso lungo sicuramente e faticoso. Nel corso dell'evento è stato chiesto alle istituzioni di proseguire nelle politiche di segnalazione della concorrenza sleale. Paesi terzi dove vengono importate forti quantità di alluminio, non soltanto di materia prima ma anche di prodotto finito, laddove non ci sono praticamente vincoli ambientali, il costo energetico è molto molto inferiore e anche il costo del lavoro, per cui diciamo che l'industria dell'alluminio in Italia, in Europa, soprattutto quella italiana, è veramente, veramente virtuosa, e devo dare atto agli imprenditori italiani che sono dei fuoriclasse nel riuscire a mantenere l'industria così viva, così innovante.